dal punto di vista della, del potenziale, cioè di che cosa può muovere l'acqua dei suoni, ma dal punto di vista, se vogliamo, cinematico, l'acqua dei suoli si muove con una certa velocità che è rappresentata da questa costante, da questa entità, perché chiamarla costante è improprio, che è la conducibilità idraulica. E visto, abbiamo visto come sono parametrizzate le acque, come sono parametrizzate le curve di distribuzione idrica, adesso cerchiamo di capire come si possono parametrizzare le conducibilità idrauliche, ovvero come si esprimono le conducibilità idrauliche e il variabile contenuto d'acqua. Per effetto dell'isteresi che c'è nelle curve di ripetizione idrica, c'è un'isteresi anche nella conducibilità idraulica se la rappresentiamo in funzione di Psi. Però in realtà questo è un bias soprattutto del passaggio attraverso Psi. Se rappresentiamo la conducibilità idraulica in funzione del contenuto d'acqua del suolo, questa isteresi quasi scompare. Qui vado quasi subito verso il risultato, cioè la conducibilità idraulica in genere è rappresentata come una funzione della saturazione relativa. Per la conducibilità idraulica a saturazione, per tutto un altro termine che è chiamato conducibilità idraulica relativa, che questo, tutto quest'altro termine può fare a destra della K con S, la conducibilità idraulica a saturazione, è un termine che varia fra 0 e 1 ed è massimo quando il suolo è saturo. E appunto Mualem, che vi ha nominato prima, è arrivato a formulare una espressione della conducibilità idraulica sotto varie ipotesi, sotto alcune ipotesi che non mi sto qui ad elencare, rispetto alla quale appunto la conducibilità idraulica in questa forma è la saturazione relativa elevata ad un certo esponente V, che di solito viene preso uguale a 0.5. Per un termine al quadrato che rappresenta il rapporto tra una certa funzione della saturazione e la stessa funzione calcolata per in 1, cioè significa per il valore saturo. Questa funzione della teoria di Mualem è l'integrale tra 0 ed S con E di 1 su Psi con X in decimo. Ora capite che quindi una volta che si ha una teoria su come ottenere la Psi, e la teoria su come ottenere la Psi sono le curve di ritenzione idrica, noi possiamo tentare di calcolare questo integrale e quindi di calcolare anche la conducibilità idraulica. Fenomenale da un certo punto di vista. Prendiamo due piccioni con una fava, cioè nello stesso tempo rappresentiamo la relazione tra il contenuto d'acqua del suolo e il potenziale e anche siamo in grado di calcolarci la conducibilità idraulica. Appunto questa è la conducibilità idraulica relativa. Per calcolare la conducibilità idraulica relativa, il primo passaggio è quello di esplicitare la Psi in funzione di una forma parametrica che è stata data. Per esempio, questa è l'inversione della curva di Wagenknecht, ma io avrei potuto anche invertire le curve di Brooks-Corey, o avrei potuto anche usare, con un po' di passaggi un po' più complicati, anche la teoria di Kosugi. Questo non l'ho mai fatto effettivamente, ma possiamo farlo. Allora, si risulta funzione essenzialmente della saturazione relativa e dei vari esponenti che compaiono. Allora, l'integrale, qui che è questo che dobbiamo calcolare, risulta questo integrale qua. C'è qualcuno che è appassionato di integrazione di integrali particolari? Nessuno ha mai avuto questa passione? Beh, questo qua è un integrale che sotto certe condizioni si può fare, in generale no, però diciamo che per fare
trovare la soluzione di quell'integrale lì, la regola, il trucco è di solito si cambia la variabile x in una y alla m. È una procedura per cui dopo aver fatto gli opportuni passaggi si riduce qui. Non sto neanche ad elencarvi i passaggi che poi eventualmente trovate nelle slide che sono fatti tutti, ma non ha senso che voi li ricordiate, dovete ricordare il senso complessivo delle operazioni e in particolare un'ipotesi che faccio tra poco. Cioè l'integrale si riduce a questa forma che vedete qua e dopo questa forma che vedete qui all'ultimo è una di quelle forme che si trovano sulle tavole degli integrali o che pure si trovano in matematica o in Maple che voi avete usato qualche volta. Questa categoria di integrali è un integrale piuttosto famoso che generalmente lo si può fare in forma esatta e che però, siccome compare in tanti problemi, ha un nome che si chiama funzione ipergeometrica 2F1 in matematica. C'è un caso, ma Muale 1976, il primo personal computer 1980, ragazzi. Muale, allora dovevo usare le tavole degli integrali. Come dice, come faccio quell'integrale lì? Non è che magari con un po' di semplificazioni, di ipotesi semplificative, lo posso semplificare? Beh, l'ipotesi semplificativa è che fa che fa che m sia uguale a 1 diviso 1 diviso n. Tanto dice, o meglio, forse è stato Bang & Olufsen che dopo ha fatto questa roba qua, perché il lavoro di Bang & Olufsen è del 1980, mentre il... Allora se m è uguale ad 1 su a 1 meno 1 su n, che sembra una relazione ragionevole e permette comunque di catturare bene i comportamenti empirici che poi si vanno a misurare, teniamo conto che qui si tratta sempre di pure di parametrizzazione e quindi alla fine le interpoliamo sui dati, questi valori li andiamo a interpolare sui dati sperimentali, quindi in questo modo eliminiamo, se vogliamo, un parametro, i parametri non sono più 5 ma diventano 4. Il vantaggio è che se sussiste questa relazione, allora l'integrale si può fare e il suo valore è questo che vedete qui. È uguale a meno alfa, che ha le dimensioni nella curva di Muhalem, meno alfa. Alfa va a moltiplicare psi, siccome quel termine deve essere dimensionale, alfa è l'inverso di una lunghezza. Ed alfa è correlato con uno specifico punto della curva di ritenzione idrica, cioè il punto di flesso, alla air entry point. L'inverso di alfa è una lunghezza, quindi la identificate esattamente nel diagramma della curva di ritenzione idrica, quello è l'air entry point, alfa. S, 1 meno S alla 1 su M tutto elevato alla M, dove S è teta meno teta R diviso phi meno teta R. L'operazione successiva è naturalmente sotto questa ipotesi di sostituire all'interno dell'espressione analitica il valore che abbiamo ottenuto e quindi la nostra curva, il nostro valore parametrico della conducibilità idraulica è questo, ottenuto dalla curva di Bang & Olufsen. Se avessimo usato Brooks and Corey o se ne avessimo usato delle altre, avremmo ottenuto delle espressioni differenti. In generale qui ho K con S, la S con E elevato a un certo esponente per 1 meno, questa volta 1 meno S con E alla 1 su M alla M tutto quadrato. Non semplice da ricordare, ma si può anche fare. Certamente è più difficile da ricordare questa espressione quando al posto di S con E si fa il cambiamento di variabile usando la curva di Bang & Olufsen, in cui S con E è uguale a 1 diviso 1 più alfa psi alla N il tutto al quadrato elevato alla M. Quello lì almeno me la ricordo anche io. So, cioè
che come è fatta la curva di Wagner, tutta in quella sigla dovete ricordare a memoria. Questa qua ve la sconto anche. Come sono fatte le conducibilità idrauliche? Beh, conducibilità idrauliche sono qui sono il logaritmo della conducibilità idraulica riportata in funzione di teta. Quando teta, no, non è in teta, in funzione di teta, ma è in funzione di S, perché varia tra 0 e 1. Allora, se io vi presento questo grafico all'esame e vi dico cosa c'è di sbagliato, e voi dite, beh, la scissa è sbagliata, non può essere teta, perché teta varia tra 0 e teta S, oppure 0 e fia, secondo di come cambia, chiama la porosità. Quindi questa è S. Qui siamo alla saturazione. Tutte le curve crescono, la conducibilità idraulica cresce con la saturazione, o viceversa, man mano che si diminuisce il contenuto d'acqua, diminuisce anche la velocità con cui l'acqua si muove in funzione di un carico unitario, che poi ha la funzione di conducibilità idraulica. Di nuovo le parametrizzazioni qui sono fatte in funzione di vari valori di m per capire semplicemente come va questa classe di funzioni. È abbastanza interessante osservare come va la conducibilità idraulica in rapporto alla alla suzione. Ma questo grafico qua non è granché significativo, è molto più significativo quello che vi mostro dopo. Esiste in letteratura tutta una serie di parametrizzazioni della conducibilità idraulica, esattamente come ne esiste una serie. Se voi consultate un libro un po' datato sull'acqua nei suoli insaturi, trovate delle tabelle di questo tipo sia per le curve di ritenzione idrica sia per le curve di conducibilità idraulica. Perché trovate queste tabelle? Perché all'inizio non c'era un'argomentazione di natura teorica dalla quale si derivavano le forme delle equazioni, ma erano semplicemente delle formulazioni empiriche fatte su dati sperimentali in cui si andava a cercare una curva che bene si adattasse a questi dati empirici. Però vorrei dire che appunto oggi si usa quasi esclusivamente Brooks and Corey in casi semplificati e Wagner in alcuni casi. Gli altri sono variazioni sul tema, se si vuole, quindi in questo caso non sono neanche molto, molto diverse le une dalle altre. Wagner è quella che bisogna trovare. Questa è la curva che vi volevo mostrare prima. Qui in ascisse abbiamo in entrambi i casi la suzione in funzione la suzione. E in ordinate invece abbiamo sopra teta, che è la curva di ritenzione idrica, e sotto kappa. C'è una cosa molto interessante da notare, cioè che quando teta in prossimità della saturazione, proprio in prossimità del punto di higher entry point, quando si passa dallo stato, diciamo, di completa saturazione a un minimo di desaturazione, c'è una fase in cui il teta rimane alto, ma la conducibilità idraulica decade in maniera esponenziale. Quindi nel passaggio stretto dalla saturazione alla desaturazione, immediatamente si ha un calo molto grande della conducibilità idraulica. Cioè qua noi il suolo sembra pieno d'acqua. Se noi lo osserviamo, diciamo così empiricamente, il suolo ci sembra ancora pieno d'acqua qui. Però in realtà la conducibilità idraulica già è decresciuta di un fattore 2, qualcosa del genere, qui adesso, no, un fattore 10 addirittura. Questo comportamento dipende dal tipo di suolo, ovviamente. Qui ho scelto un tipo di suolo che enfatizzasse
questo tipo di comportamento, e questo ha un effetto molto importante peraltro nella dinamica dell'infiltrazione, perché improvvisamente quando il suolo si desatura la velocità dell'acqua all'interno del suolo decresce molto rapidamente. In alcuni casi, quindi, da un certo punto di vista semplificativo, possiamo dire che quasi là, in dipendenza anche dal tipo di fenomeni che noi vogliamo osservare, possiamo dire che quando il suolo si desatura, per noi l'acqua, in certe descrizioni, può essere addirittura ferma nel suolo di saturo, o è relativamente ferma. Quando poi siamo qua, la velocità è estremamente piccola, per unità di carico, ordine di grandezza di differenza.